Salve web spettatori di Nano TV, siamo con l'onorevole Angelo Marino, capogruppo di Forza del Sud in Consiglio regionale. Cogliamo l'occasione, insomma, per parlare del Consiglio sospeso ieri pomeriggio. C'è stato un po' di bagarre fino all'arrivo di Stefano Caldoro, il presidente della regione. Ce lo racconta, onorevole? Ieri abbiamo assistito purtroppo a uno dei soliti eventi che succedono in Consiglio quando si è chiamati alla responsabilità dei consiglieri. Abbiamo assistito appunto a una richiesta di sospensione, una sospensione del Consiglio data ancora, penso che sarà in questa settimana, sulla gestione della questione rifiuti. Purtroppo la Campania soffre questa carenza strutturale degli impianti e questa carenza strutturale fa sì che bisogna allontanarsi dal concetto della provincializzazione dei rifiuti. Oggi bisogna ritornare al concetto che i rifiuti sono di carattere regionale e come tale vanno distribuiti all'interno del territorio. Quindi Purtroppo state tentando di far passare la faremo passare, noi non deprovincializzazione. tentiamo, noi faremo passare Farete questo. passare. Faremo passare questo perché sarà una prova di onestà intellettuale, di responsabilità anche da parte dei consiglieri. Io mi rendo conto che i consiglieri che arrivano dalla provincia di Avellino, dalla provincia di Salerno, hanno delle difficoltà maggiori. Però non si può parlare di unità d'Italia, non si può parlare di solidarietà tra le regioni, tra il nord e il sud, e non si riesce ad essere né solidali né responsabili quando si è nella stessa regione. Questo è il richiamo alla responsabilità. Ieri purtroppo abbiamo assistito a una spaccatura del Consiglio, soprattutto con il vicepresidente della Giunta, De Mita, il quale ha abbandonato il tavolo del governo perché in totale disappunto con quello che stava facendo il Consiglio. A quel Bene. punto c'è stata la chiamata di responsabilità da parte di Martuscello e da parte di noi anche di Forza del Sud, invitando il presidente Caldoro a venire in consiglio a relazionare sulla questione, sullo stato attuale della questione rifiuti e permettere così finalmente di varare questo emendamento a questa legge e darci la possibilità di sistemare e di evitare che le strade nostre di Napoli, della provincia, soprattutto anche della provincia, siano in base ai rifiuti. Benissimo, lei ha detto Napoli, io volevo fare una battuta proprio sulle imminenti elezioni amministrative a Napoli. Noi abbiamo sentito il sindaco di Napoli in carica ieri in esclusiva con Nano TV. Voi invece di Forza del Sud 2 mesi fa indicaste Lettieri come candidato probabile. Una vittoria per il vostro partito? Io dico che è stata una vittoria della nostra terra. Noi siamo un movimento a carattere territoriale, abbiamo lo sguardo, la nostra attenzione è rivolta continuamente al territorio. Lettieri ci sembrava 2 mesi fa, oggi ancora di più, un ottimo candidato, l'unico uomo che probabilmente riuscirà a dare quella svolta definitiva alla nostra Napoli. Ricordiamo che Napoli non è soltanto Napoli città, Napoli vive con una periferia che gli è intorno e pertanto io penso che dallo sviluppo e dall'occasione che ci danno di poter far ripartire Napoli emergerà anche lo sviluppo e il volano sarà appunto quello anche dei nostri territori limitrofi. Io parlo anche di questa terra, parlo di Frattamaggiore, di Casalatore, di Casoria, sono tutti paesi, tutte piccole e grandi città che girano e ruotano intorno a Napoli, quindi potrebbe essere un'ottima occasione per noi. Lettieri vincerà? Io ne sono sicuro che Lettieri vincerà perché Lettieri non è soltanto il candidato della gente, è il candidato anche in pectore di tutti i partiti. Ci sono stati dei problemi anche all'interno della PDL, probabilmente dovuto al fatto che Lettieri è un candidato di Forza del Sud, l'abbiamo lanciato noi come Forza del Sud, ma quelle iniziali frizioni che si sono avute sia con Taglialatella, anche con qualche altro rappresentante politico della PDL, ormai sembrano quasi superati. Io direi anzi, sono superati perché alla fine vincerà il buon senso e vincerà soprattutto la programmazione. Benissimo, io la ringrazio per il tempo che ci è dedicato. Lei è qui per un incontro con gli alunni del liceo classico Durante di Frattamaggiore, sta per cominciare la conferenza, quindi sicuramente registreremo un suo intervento su questa manifestazione di stamane. Noi come media locali dell'area nord di Napoli la ringraziamo per la sua presenza qui in città Frattamaggiore al liceo classico Durante. Grazie e vi aspettiamo su napolinord.it. Grazie.